Ragazzi, non è che tu, cioè, con 22 euro quella situazione lì, il tirapp al 6 lo fai sempre. Ma poi non è che ho tirappato al 6 il turno prima, poi con 22 euro al 6 non sono riuscito a fare nulla. È quella cosa mi fa Bentornato, incazzare. bentornato. Siamo pronti a cominciare? È quella cosa mi fa incazzare di più. Perché al 6 non siamo riusciti a fare nulla. Non ho trovato un 3-4, non ho trovato l'Eliza, non ho trovato il Tethys. Non ho trovato la 2-6, non ho trovato Bran, niente. Non dirlo agli altri. Chiaro, i pirati non erano niente di che, un Eliza avrebbe spostato infinito. Però secondo me con tutto quell'oro bisognava salire, era l'unico modo per sfruttarlo. Come va là fuori? Non so se si sia salire qua. Probabilmente sì, perché in realtà... Roll prendo pezzi, mi fa schifo. Prendo lui. Vediamo. Incredibile. Era giusto il tirapo al 6, non era giusto il secondo cleave duo. Esatto, sono d'accordo con Zeus. Sì, sto sempre malato. Sapevo che l'avrei pagata la Milan Games Week. Mi sembrava strano che non mi fosse arrivato nulla. È arrivato con un po' di delay. Bella Buona Alvis, giornata di buonasera. osservazione. Quattro dannini. I tuoi servitori Dio, che hanno brutto, appena dato madonna. tutto. Che brutti. Allora, io potrei... Non posso neanche buffarli questi. Se voglio buffare lui, devo fare questo, vendo. Ma fa schifo. Ha senso salire, ragazzi, qua? Cazzo, con Amu salire senza sprecando due gold è orribile. Però sto shop è veramente terrificante. Vendo 4-1, prendo... O faccio due roll, compro pezzo. Ma a sto punto roll, livello. Boh, io mi faccio la giocata esotica qua. Troppo schifo lo shop. Buona battaglia. Poi anche i due roll sono stati osceni. Non fa niente. Capita a tutti ogni tanto. Posso darti una mano io? Minchia, 3 drop a 1 al 3 è brutta, eh? Che streak negativa qua. Lo shop a 2. Cioè, ragazzi, cosa facevate? Due roll? Tenevate il 4-1? 4-1 è veramente un bidone. Prendo selfless, vendo selfless, prendo demone 3-1, bidonazzo anche quello. Lich King all'1, what? Cosa sta facendo? No, io bot build? Già. Dai, mettiamo il col 2-1. Boh. 5 danni. Infuria là fuori. Allora, non male su shop. Ragazzi, vi ricordo che se il video vi sta piacendo, potete iscrivervi al canale, mettere la campanellina per le notifiche nel caso vi siate dimenticati, like al video, questo per l'algoritmo, e poi se proprio proprio volete esagerare, il commentino. Evolvo il 2-1 in un drop a 4. Direi. Ci sta a frizzare Macao con sto... con Raptor? Forse sì. Non al 4. Peccato che c'è anche l'1-1. Capito? Quindi non è male fare 1-1, vendo, prendo Macao più un altro. Avendo questo. Puoi ancora recuperare. Vedete che è l'1-1. Forza! Va bene anche quello. No, non quello invece. Si poteva non perdere, un pochino più di fortuna, ma va bene. La Un'altra volta. battaglia in furia là fuori. Passa. Se usciva questo. Allora, vabbè, prendiamo Taunt. Con cosa discepolo facciamo su discepolo? Di sicuro mi da Macao. Discepolo su discepolo.
adesso un altro ha preso più uno più uno. Era il peggior drop a 4 del gioco quello. Peggiore in assoluto, vabbè. L'alternativa era evolvere un pezzo in shop. Dicevamo 6-4 non era così male da tenere. Però se usciva mamma era gigante. O un altro raptor. Puoi Però sì, magari ribaltare non la ci sta a farlo situazione. così. Draghetto che mi dà 0-3. Wow! Leggendaria! Buonasera, turno. Mi prendo, vado sotto il cap così. Eh sì. Bello occhi di falco, grazie del settimo. Madonna. Madonna, che disastro. Devo buttare via 1, 2 e 3. Cosa prendere lui? Cosa mi può dare di buono? Poca roba in realtà questo adesso, non lo prenderei. Meglio assoldare una recluta, finché Buono. puoi farlo. Anch'io avrei scelto quello. Ma che cazzo? Allora, potrei fare così, così. Assolda pure una di queste reclute. Dio, ha minimo senso, ma sono mortissimo, ragazzi, io qua. Dare quello. Dovete dare 7-5. 1-1. Ho perso. Ah no, pari. Phew. Il drago 3-6 è buono. Forse posso permettermi di salire. Non so. Non credo. Devo vendere Macao. E dare attacco in realtà contro i non morti non è bello. Anch'io avrei scelto Ok. quello. Assoldando quel servitore otterrai una tripla. Oh, stai facendo carriera. Brachisat. Zampa destra serviva la partita prima. Battlecry build. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Io avrei scelto quello. Puoi ribaltare la Boh, sembra situazione. sensata. Almeno abbiamo scalato un po'. I draghi Battlecry sono forti se trovo Kalegos, ovviamente, perché scalano due volte così. Che anomalia è? Quando tiro un pezzo con una keyword, pompa tutti quelli con quella stessa identica keyword. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Allora, I pesci sono amici, non cibo. Barricade. Bran. Shit. Bran lo voglio. Ha senso aspettare un turno per fare Bran. Il prossimo turno, cioè, facciamo saltare tipo questo o questo. Ci sta, Bran. Barricade, Pompei Town. Potrei vendere anche il 4-7. Però è una coppia. Serve Bran e fare Battlecry. Di base questo può saltare, questo può saltare.
Dare taunt a tutti comunque è fortissimo, così ogni taunt buffa tutti, quindi cercare un altro 1-2, quello 2-3 è broken e non andiamo al session finché non becchiamo il morto. È tipo 1-2 che lo dai a tutti e è fortissimo. Tra l'altro questo non è neanche un brutto pezzo da buffare, quindi Buona adesso vediamo battaglia. cos'è. Prendiamo Bran e poi rolliamo, prima di giocare altro. Siamo sotto. Questo non è buono, ma non è neanche così orribile in realtà. Un buon trade. E questo era il trick che abbiamo sbagliato. Cazzo. Se tradavamo barone non avevamo perso. Mi sa quel cinquantone. Quindi siamo con una vita left. Ora facciamo solo stats. Capita a tutti ogni Tripla. tanto. Con quella tripla lì, chi facciamo saltare? Il 18-1 e il 15-16, direi. Falange, Uther. Uther è buono, eh? Più di falange. Uther è buono. Può fare 6-4 sull'eroi e se va male prendere il 3-2. Oppure fare due roll, oppure rollare. Oppure rollare direttamente. Allora, il 3-2 buffa questo e buffa. Il 3-2 non è male in realtà. Quindi prima faccio il 6-4, oppure faccio 3-2, se non mangio gli eroi chiudo sugli eroi. Vabbè, il 6-4 che mi dà un drop a 6, di è buono solo Kalegos, mica Zaraxus anche buono. Reaper, sono stats da mangiare, aspetta. Ok, non ci sta gli eroi perché sono contro non morti. Bella sta roll su 12k. Vedi, hanno annunciato il reset dei punti e mi sono rilassato troppo. Questa era la build di noi se avessimo avuto un pochino più di fortuna prima. Però qua comunque lui non ha Goldrin. No, le mame sembra che abbiano stealth. Gli è già abbastanza di lusso perché gli è rimasta comunque la mava, però dovrei fargli 15 danni. Sì, 15. Praticamente l'anomalia è come se avessimo Kalegos senza avere Kalegos. Ci sta a salire? Boh, io non lo so se ci stia a farlo, to be honest. Quindi, boh, cioè costa 6. Posso entrare Kalegos, però a parte Kalegos, si sblocca già Zaraxus. Vabbè, questo lo vogliamo? No, roll. Altro roll. Kalegos. Kalegos si prende. Un po' tardi forse, ma lo prendiamo. Probabilmente il peggiore è lui, perché gli altri sono tutti Battlecry, quindi scalano il doppio. Ragazzi, se vedete le ADV, sapete, sub con Prime e le ADV non si vedono più. Twitch spara più ADV perché deve vendere il suo Twitch Turbo. Se prende Twitch Turbo non vedete più le ADV in nessuna live. Se avete Prime la sub la potete fare gratis. Tanto lo sapete, ormai il web funziona così. Volete guardare un contenuto o si fa la sub oppure si guardano delle ads. Ora tipo che Battlecry dai più 3 più 3. Esatto. Una volta Infatti è costruita una tanto. veranda a un Speriamo di non morire cameriere, qui. E si è comunque lui non è incontrato scarso, Smaug però almeno non ha distante. HP. Un HP sul 31-28 qua non era proprio bello da beccarselo. Certo che comunque raga quando avete delle ADV sappiate che comunque supportate almeno lo streamer, visto che una parte arriva anche a noi. Quindi supportate lo streamer che sta in diretta. Si fa sentire un po' meglio. Questo è ottimo. Quindi facciamo saltare il 42-16 al 17-19. Lui scala meglio, quindi teoricamente potrebbe far saltare lui. Però il 17-19 è poi più facile trovarlo, quindi non saprei. Questo è. Boh.
Sai che salta questo, perché questo scala il trito. Scala, scala troppo più veloce dell'altro. E quello scala con i taunt, però. Vabbè. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta da taunt, grido. Quello potrebbe fare la differenza. Avrebbe l'1-2 che da taunt. Sarebbe grosso. Leggendaria, grazie mille RCK per il 10° e a Turex per il 3° grazie ragazzi, grazie delle sub. Prenderei allora l'1-1, fa un po' di stats, ma purtroppo io eviterei di prenderlo quello lì. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Minchia, che bidonata. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Quello è fortissimo. Quello è fortissimo. Posso permettermi di non comprarlo su turno? Secondo me no. Devo buttare via Kalegos. Wow, leggendaria! Odio profondo per Twitch che non mi fa usare il prime da app. Comunque sempre qui turno è figo, turno non ci credo. Se sto Kalegos raga non ci stavo. Mi sta dicendo che non ti è troppo forte questo che resta lui. Grazie Miuccio, grazie al 20°. Ringraziamo che ci sia ancora il Prime comunque. Finché dura. Qua è stato fortissimo l'11-3. Probabilmente vincevo lo stesso. Però sicuro mi ha dato molta, più molta percentuale in più. Sì, sì, ho venduto Kalegos. Ah, ma ci stava, ragazzi. Non, tanto scaliamo quei Battlecry, scalano ugualmente. Sempre bestie. Se prendo questo secondo voi muoio? Comunque rinvengo. Rakisat Murzon. Allora, prima eravamo contro di Vandar. Rakisat. Questa è carina, ma... è tardi per quella. Cioè, gli diamo 30 d'attacco. Ci potrebbe anche stare, in realtà. Probabilmente anche senza cali, in realtà scala solo con queste. Però... con altro di quelle OP. Grande che si buffa una vicenda, incredibili. Allora, cosa dobbiamo trovare? La tripa di questo Vildraco e andare di questa build qui. Non lo so ragazzi, vendere Kalegos magari è stato sbagliato, facciamo un po' di stazze, comunque facciamo poche stazze in più, probabilmente c'è andare al sesto più per quelli 11-3 che altro. Il problema è che questo non so se lo battiamo. Non capisco il suo positioning. Buono. No buono. Dai basta schiantarsi lì, che cazzo... No bestie. Ok. Nice. Bisogna tipare sto drago per vincere. Forza. Vandar è morto. So che a me mi capita adesso Daud. Oh, no, mi capita qui. Vabbè, prendo lui. Sarà carino se avessi trovato il taunt prima. Baron è gigante. Ehi, stai davvero creando una grande armata.
Io ho visto la vera. Transizione a bestia. Raga, non guffate. Questo è i festeggiamenti. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disco. Allora, sarebbe da fare una cosa del genere. Quindi questo qua va fatto saltare, o addirittura Bran. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Insomma, vogliamo un 11-3? Sono frizzato, ma forse non serve. Nice! Questa l'hanno battuto prima. Ah, contro di lui la tripa di questo, secondo me. Ci sai fare. Potrebbe anche starci. Non lo so. Cioè, in realtà, striplando loro mi evocano tutti e due Vildraki, mi si evocano. E posso cercare Zap. Esattamente ciò che stavi cercando. Comunque sei qui. Mi sa che tocca. È un po' una merda, però. Il secondo taunt non è bello. Però mi sa che è necessario. Perché mi sono indebolito forse a triple star qui. È necessario. Mi piace il tuo modo di pensare. Ma quanto sei lento! No, preferirei combattere. È necessario. Già. Che mi sono indebolito, ragazzi, a mettere doppio taunt. Era meglio stare con questi separati. Leggendaria! Bella Turnone, hai già mangiato lo yogurtino tattico? Ciao Alfa! No, non l'ho ancora mangiato. Non l'ho neanche preso, a dire il vero. Ho finito quelli sgravi. Come mai non falange? E me lo devo cadere il secondo drago, no? No, beh, meglio questo. 61-46. Falange un 5-5. Come da Games Week? Oddio, spero di no. No, dalle stats stiamo messi bene. Questo trade anche, direi. L'unico problema è che non mi è morto il secondo. Oh Cristo, ho perso veramente. Dai, non c'è. E poi. Perché ho tradato un banano prima, poi. Taglia in furia là fuori. Non ci sta sta roba, non mi serve a niente. È buono solo Wind Fury. No, devono morire entrambi, ragazzi, questi qua. Per questo avevo che i primi due demoni morti da triplato. Questo non è terribile, però non so neanche se ci sta. Non sposto così tanto. Devo prima trovare un sostituto di lui. E non sta arrivando. Questa cosa mi sta facendo innervosire. Oh, eccolo, vedi, a piangere. Allora. Quindi abbiamo la possibilità di fare anche lui. Ok, con 11-3 è grossissimo, ed era esattamente quello che mi serviva. Prima il piccolo, yes. Infatti è così, mi ha messo prima il piccolo. Ti stanno puntando tutti, fa attenzione. Gli ho aggiunto un alfiere però.
però. Anomalia preferita? Non ho evocato nemmeno. Abbiamo vinto. Nice! Nice! Bella Skywars! Grazie al secondo mese. Anomalia preferita? Anomalia preferita? Qual è? Quella tutti oro. Quella tutti oro è bella quella, oggettivamente, ma delle più divertenti. Forse direi quella. Finalmente recuperiamo un po'. Sembrava un altro ottavo posto, ma alla fine l'abbiamo ripresa.